Questa puntata degli acquisti fumettosi del 22 agosto 2021 è dedicata con il cuore a Omar Palermo, in arte YouTube anche io, che questa settimana purtroppo all'età di 42 anni è venuto a mancare. Una persona di estrema cultura, una... cancellerò tutti i commenti che dovessero, io credo che la mia community non lo farà, e quindi credo che voi che mi seguite non lo farete. Ma io cancellerò tutti i commenti che parleranno se è meritato, perché in questo momento una persona non c'è più a 42 anni e quindi merita solo il rispetto di una persona che non c'è più. Vi volevo solo dire che c'è una challenger in corso, chi non fosse iscritto al suo canale YouTube anch'io si andasse ad iscrivere, perché l'idea della challenger è quella di far arrivare il canale a 1 milione di iscritti, in modo che arrivi il play button a casa dei genitori e possa rimanergli come ricordo. Ovviamente lasciamo perdere la perdita di un figlio, possa rimanergli come ricordo che testimoni l'affetto che tutti quelli che lo seguivano hanno e continueranno ad avere nei suoi confronti. Ed è domenica, sono le 14 e cascasse il mondo, ci sono gli acquisti fumettosi, ragazzi. Eccoci qua, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, il canale continua a crescere, continua ad essere sempre di più e questo riempie enormemente il mio cuore e mi dà la forza e la benzina per portarvi sempre contenuti più spumeggianti, sempre contenuti più freschi, più fighi, più ganzi, più belli. Anche questa settimana sono usciti ben tre chiacchiere, ragazzi, altri tre grandissimi artisti e ne arriveranno ancora. E ne registrerò ancora e vedrete che nomi, che tipi, che gente, che spettacolo. Poi vi volevo dire che qui sotto nell'info box vi lascio il mio secondo canale, cercate il salotto di Sheldon su Facebook, la nostra pagina, il nostro gruppo nerd su Facebook, trovate sul sito dei nerd che trovate qui sotto, trovate il nostro gruppo Telegram se vi volete unire per fare due chiacchiere su collezionismo, fumetti, tutto quello che volete. Insomma, qui sotto c'è tutta una serie di info molto 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 pregnanti, tra cui il link del canale per portare, dello shop del canale per portare un po' di magia di 8 bit a casa vostra. Ma cominciamo subito perché c'ho un sacco di roba, c'ho un paio di chicche, ma poi c'ho tre lenzuoli grandi così, con tre prime uscite, oh, una più bella dell'altra, ragazzi, quindi mamma mia che puntata. Allora, io comincerei immediatamente con il topolino 3430, nel quale troviamo il mazzo nero, il secondo mazzo delle carte disegnate in maniera incredibile da Fabio Celoni. Ed eccoci qui, andiamo a scartare questo secondo mazzo di carte. Mamma mia, ma perché ho sempre difficoltà enormi ad aprire questi cellophane malefici? Bellina questa copertina. Qui che c'è? Ha il 40% di sconto per prendere il drone, ma a noi non ce ne frega niente, qui c'è la pubblicità delle carte. Guardate che bello questo disegno, mazzo, spettacolus. Guardate, se lo faccio vedere senza. Ah beh. Allora, prima di tutto andiamo ad aprire il mazzos. Niente, oh. Niente, Manuel lotta contro il cellophane, una lotta infinita che dura da milioni di anni, quando levava dal cellophane i dinosauri, dentro poi ci sarà un altro cellophane, ma mettiamocelo un cellophane, adesso c'è mozzico, eh. Ancora 2 secondi e ci mozzico. Ok, Amali Extremis Remedium. Allora, come dicevano i latini, i semi sono uguali a quelli dell'altro mazzo, cambieranno probabilmente le figure, no, sono sempre le stesse, ma è solo il mazzo in nero. No, motion diverse. Mosciorbole, motion diverse, belle, ma che spettacolo! Grande Fabio Celoni, grande. Oh, Eta Beta, oh,
Paperoga. Grande, grande, grande onore a maestro Fabio Celoni. Eccolo qua. Voilà, questo l'abbiamo fatto. Bellina anche la copertina di Freccero, eccola qua, con Regine Juan Steve conmigo. Grandissima canzone. I miei studi sul moto perpetuo sono interessantissimi, ma devo ammettere che anche quelli di Paperino sull'immobilità assoluta hanno un loro fascino. Che aria tira Paperopoli? Paper Bridge dal 25 agosto solo su Topolino. 3-2-1 azione, siamo serie dal 1 settembre su Topolino. Ok, andiamo alla prima storia e abbiamo l'ultima avventura di Reginella. Primo episodio, soggetto di Alex Bertani, quindi attenzione il direttore, sceneggiatura Alex Bertani e Vito Stabile, disegni e supervisione colore Stefano Zanchi, che devo dire ha fatto, io ho visto qualcosa postato sul profilo di Stefano Zanchi, ha fatto un ottimo lavoro, splendide davvero le tavole con i colori, bello 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 bello. Poi abbiamo Io sono macchia nera, secondo episodio, Marco Nucci soggetto e sceneggiatura, per i disegni del grande Casti. Eccolo qua, questa che è la colla ancora delle carte. Naia! Belle le tavole di Casti. Tanta roba. Tanta roba. Riuscirò a togliere questa colla che mi si è attaccata sul lato. Andiamo alla storia successiva. Andiamo alla storia successiva che è Paperino e la minaccia alla fattoria, al secondo episodio, sì, scritto e disegnato da Giuseppe Facciotto, Marco Gervasio, soggetto e sceneggiatura. Eccolo qua. Eccolo qua con la colla che si è attaccata. Ok, fine della storia. E poi abbiamo, niente, non ci si crede, laterale sulle pagine si è attaccata la colla. Paperi al supermercato, soggetto di sceneggiatura Francesco Vacca, Giulia La Torre ai disegni. Non possiamo nemmeno sfogliare perché qui è tutto incollato, cioè guardate, guardate, non ci credo, guardate, solo a me succedono queste cose. Non c'è, ecco, si è strappata la pagina, perché questo non si stacca perché è tutto incollato. Niente, si stacca la pagina. Guardate che roba. Niente ragazzi, si è strappato Topolino. Perché c'è la colla sul dorso. Dio mio! Young Donald Duck, episodio 14, vacanza da grandi, Alessandro Ferrari, soggetto di sceneggiatura, disegni di Marco Mazzarello, colori edizioni BD. Niente, vi faccio vedere adesso, ovviamente dopo che si è strappato, si è liberato dalla colla, quindi riesco a farvi vedere anche qualche tavola. Carina, carina, carina. Qui abbiamo ancora pubblicità di volumi. E volevo solo vedere l'anteprima del prossimo numero. Eccolo qua. Eccolo qua. Con la copertina del prossimo numero. Mamma mia, faticaccia. L'Egitto di Ciccio, Massimiliano Valenti e Luca Borardi. Oggi mi ha sfinito Topolino. E poi con un'altra splendida, fantastica copertina di Dotti. Abbiamo il numero 34. Abbiamo il numero 34. Ma che gli vogliamo dire a Dotti? Io ve la lascio guardare qualche secondo questa copertina. Applausi, applausi, applausi per Dotti. Che mi ho tirato fuori, ragazzi. Soggetto sceneggiatura Jacopo Rauch, disegni Roberto De Angelis. Se la copertina è bella, ragazzi, guardatemi i disegni di De Angelis. Ma che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Ragazzi, che ve lo dico a fare? Forget about it. Questa è un'altra citazione da un film, eh? Vediamo chi la coglie. Questo che te lo dico a fare? Forget about it. Bellissimi disegni di De Angelis. E abbiamo la copertina del numero 35, in edicola dal 18 settembre, Lo Sceriffo di Tubac. Con il numero 363 abbiamo il nuovissimo Nathan Never. Oddio, c'è qualcuno che l'ha letteralmente fatto a pezzi. Ed eccolo qui, molto bella la copertina di Giardo. E abbiamo Onofrio Catacchio ai disegni, Stefano Marzorati, soggetto e sceneggiatura. Vi faccio dare un'occhiata. Molto, molto diabolichesco il disegno di questo... Nathan Never, non so perché, ma mi sembra diabolic. Poi prendetelo come un complimento o come una critica, non lo so, decidete voi. Il Fattore H, il numero 364, in edicola dal 18 di settembre. Siamo arrivati a cifra tonda, numero 10,
per questa ristampa di Braccio di Ferro a cura della Cosmo. Ragazzi, un'occhiatina, cioè al vecchio braccio gli si dà sempre, ragazzi. Un'occhiatina al vecchio braccio gli si dà sempre. Che spettacolo Braccio di Ferro, ragazzi, per chi c'ha una certa età, Braccio di Ferro è tanta roba, come tanti fumetti dell'epoca. Che splendore, ragazzi. Tanta roba. E poi nel prossimo numero, ecco qui in anticipazione, e inoltre Braccio di Ferro incontra Don Chisciotte, un gigantesco mal di denti per Grissino, viene fare insomma tanta altra roba per il prossimo. Qui è Gardacon, comics, videogames, pop e cult, pop culture, 11-12 settembre 2022, Centro Ferro Montichiari. Vabbè, allora no, lontano ragazzi, lontano, non ci posso andare. Avevamo già visto un po' di tempo fa il numero 1, questo è il 2 di 2, quindi è il secondo, si chiude qua, non mi ricordavo quanti fossero, quindi l'1 di 2, questo è il 2 di 2, si chiude qua la trasposizione manga del film di Tim Burton, del live action di Alice in Wonderland. Vi faccio dare un'occhiata a questo secondo volume che chiude appunto questa miniserie su Alice di Tim Burton, eccolo qua. Mi intriga però vedere questa trasposizione manga. Mi intriga un po'. Prima o poi riuscirò a leggerlo tra le 4 miliardi di cose che devo leggere, ma chi lo sa. E One Piece fa 86 con quest'altra bellissima copertina. E quindi poi andiamo a sistemare lui e la cartolina, che è pure la rima. E adesso abbiamo un'occhiata a One Piece. Gli andiamo sempre bello. One Piece, sempre bello. Guardate. Mo guardateveli i disegni di One Piece. Ok, ovviamente come sempre andiamo a sfilare la cartolina e la andiamo ad inserire all'interno del raccoglitore apposito che abbiamo prima sistemato. E adesso eccolo qua, ragazzi. Ta-da-dam. Anche questa settimana abbiamo sistemato tutto. Con il numero 34 abbiamo il Naruto Color, un altro passo avanti per questa collana, mamma mia quanto profumo, forse è diventato il top dei profumi in edicola in questo momento, Naruto Color. Come dicevo ragazzi, tanto profumo per Naruto, un'occhiatina ai disegni, a me questa Color mi sta piacendo veramente tanto, bellissima edizione, mi piace veramente molto, grande Naruto, grande, prosegue la sua corsa, questo è il prossimo numero in edicola fra una settimana. E poi prima delle chicche cominciamo con i gigantoni, perché abbiamo Nella Terra dei Moros il numero 43 di Mister No, la ristampa a colori, eccolo qua. Ed eccolo qui il mio preferito Mister No, disegni di Missaglia, testi di Missaglia, perché prosegue appunto la storia cominciata nell'altro numero, non so se poi cambia storia o se c'è quella e poi finisce. Bellissima questa edizione a colori di Mister No, ragazzi. Continua, ma sarà lo stesso? Aspettate. Vediamo un attimo. Faccio prima a fare così. Forse farei prima ad andare a leggere. No, dovrebbe essere ancora tutta la storia. Nella Terra dei Moros, soggetto di un'università di disegno come Italiano Fierri. No, e allora niente, è tutto qua. Bellissimo, bello. DEFCON 1, il livello più alto dell'allerta del Pentagono americano, e abbiamo il numero 28 di Buck Danny. Devo dire che anche questa copertina di Buck Danny ha qualcosa di clamoroso, ragazzi. Bella davvero. Firmata Formosa, grandissimo. Bella. Guardate i disegni, ragazzi. Guardate i disegni di quest'albo, di questo numero di Buck Danny. Che spettacolo, e devo dire che anche la colorazione. Bello, si vede che è molto più moderno, che è una storia molto più moderna, perché i disegni sono molto più moderni di quelli che abbiamo visto appunto le altre volte. Guardate che tavole, ragazzi, mamma mia che tavole, bello ragazzi, tanta roba. Il prossimo sarà Operazione Vector, sarà il numero 27 in edicola dalla prossima settimana. Ma scusate, questo era il 28, hanno sbagliato loro. Ragazzi, questo è il 28. Questo è il 28, ragazzi. Buck Danny.
numero 28, e c'è scritto anche dentro, allora il prossimo come fa a essere il numero 20? Ah, dal 27 agosto, il numero 29. Vabbè ragazzi, niente, sono arrivato. Sono arrivato alla frutta. Un'altra bellissima copertina per questo numero 133 di Capitan Mickey. Eccolo qua. Bella la copertina, vediamo i disegni ancora di Bignotti, tanti extra all'inizio. I disegni di Bignotti che, devo dire, meritano sempre l'acquisto. Grande Bignotti, che abbiamo visto anche su Mister No, meritano assolutamente l'acquisto i disegni di Bignotti, grande artista. Poi questa veste a colori bellissima, anche la copertina del prossimo, il Grande Duello 2 in edicola dal 31 agosto, perché questo era il Grande Duello 1. E questa settimana ve ne beccate ben due del Comandante Mark, il numero 62 e il numero 63. 62, 63. Faccio pure ginnastica, di è. E quindi questa settimana vi beccate due Comandante Mark, quindi vi beccate la strega di Endor, eccolo qua. Vi diamo un'occhiata. Molto molto carino, bello come sempre Mark, bello davvero. E poi l'infame supplizio, eccolo qua, che bello Mark, che tempi. E poi extra romanzi, fumetto extra, ecco questo c'è un disegno completamente diverso. Dove eravamo, chi era la disegnata, questo no, no, no. La vera disegnata di Elizabeth Gray. Aspettate, belli questi disegni. Il prossimo sarà la strega di Endor, che abbiamo già visto. E qui i disegni sono di Moreno Burattini e Lina Buffolente. Tanta roba, ragazzi. Vi voglio far vedere il prossimo, che sarà il duello. E cifra tonda anche per Supereroi e Leggende DC, che arriva al numero tondo tondo 20. E adesso un po' di supereroi con Justice League, la pietra dei tempi. La pietra dei tempi. Matite, Howard Porter, Gary Frank, Greg Land, Pat Garrett ai colori, John Dell, Bob McLeod alle chine. Storia Grant Morrison. Tanta roba. Diamogliela un'occhiata, dai. Diamogliela. Spettacolo ragazzi, tanta tanta roba ragazzi, bello 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 bello. E adesso ragazzi cominciamo. Da che comincio? Da quello più spumeggiante? Da quello, comincio da quello più figo? No, comincio da quello più culturale. Comincio da quello più culturale, perché a soli 1,99 il primo volume, che ovviamente non farò, ma il primo volume a 1,99, se non altro per farvelo vedere, perché se avete dei bambini in età di lettura, in età scolare, La Divina Commedia illustrata, guardate che bello, un viaggio straordinario in un grande classico della letteratura in compagnia di Dante e di indimenticabili personaggi, La Divina Commedia per bambini. Ragazzi, non lo so, a me questa cosa mi ha intrigato da morire. La Divina Commedia è un capolavoro assoluto, è uno di quei capolavori che quando te lo propinano a scuola probabilmente con l'obbligo non lo apprezzi, ma è un capolavoro assoluto della letteratura mondiale di tutti i tempi, insomma. E sono proprio curioso di come hanno fatto a ridurre un'opera così difficile in un linguaggio comunque arcaico per i bambini, quindi non vedo l'ora di aprirlo e di sfogliarlo con voi. Secondo me ragazzi, questa è veramente veramente un'iniziativa veramente lodevole, culturalmente secondo me molto molto valida per i ragazzi, e che magari riescono ad avvicinarsi alla Divina Commedia in una maniera più leggera e senza l'obbligo, il peso della... vabbè, questi sono tutti i soliti cosi, se ti va a abbonare, i fascicoli, i regali, eccetera eccetera, ma noi li salteremo. Il piano dell'opera compone 40 uscite, guardate che bello, ci sono, ah che bello, Gerusalemme, ci sono, eccolo qua, Paradiso Terrestre, ci sono tutte le mappe nei fascicoli, tutte le mappe, Inferno, Paradiso, Gerusalemme, Lucifero, eccolo qua, che spettacolo. Mi intriga veramente tanto ragazzi, non... aspettate che altro c'è qui, no, pure il poster ragazzi, pure il poster, ah che spettacolo il poster con la cosa dell'inferno, guardate,
Ma veramente carina questa serie. Questo lo poggiamo un attimo qui, togliamo questo. Dante inizia a scrivere Inferno canto 1. Togliamo il volume, ah, il volume è pure di una fattura pregevole, ragazzi. Questo lo buttiamo perché non c'entriamo più. Bellino, bellino perché è gommato, veramente bella. Non ci sarà mai scritto di chi sono le illustrazioni? Piacere di conoscerti, mi chiamo Dante. Tu seguimi in questo viaggio attraverso il mio poema La Divina Commedia, pieno di emozionanti avventure e personaggi, e sono certo che ti divertirai. Beh, un approccio veramente, non so, mi intriga veramente questa cosa. Dante Alighieri, Beatrice Portinari, Guido Cavalcanti, Can Grande della Scala, Virgilio. Bella presentare pure i personaggi così. La storia che racconta è molto vecchia. Pensate, una storia vecchia almeno di 800 anni e comincia con un fico. No, non avete capito, non con un fico da mangiare, con un albero di fico. Carina questa cosa, ragazzi, io veramente applausi ad Hachette e a chi ha fatto questa collana, perché è veramente, veramente, veramente tanta roba, ragazzi. Fondo alla valle buia, mi ero perso, non riuscivo a trovare la strada per tornare a casa. Faceva freddo e cominciavo ad avere anche un po' di paura. Finalmente, camminando quasi alla cieca, arrivai ai piedi di una collinetta e vidi spuntare alle sue spalle la luce del sole. Sono salvo, pensai dietro di me. Tutto contento, affrettai il passo per raggiungere la cima. Non avevo percorso che pochi metri quando mi si parò davanti una specie di leopardo. Assomigliava a quelli che avevo visto raffigurati nei miei libri da ragazzo. Soffiava e sbuffava, cercando. Bella, scritta così, sembra veramente un romanzo d'avventura. Quando avevo perso ormai ogni speranza, intravidi tra gli alberi una persona che fino ad allora non avevo notato. Mi pareva che avesse un aspetto familiare. Indossava una tunica bianca e aveva la testa cinta da un ramo di foglie verdi. Devo dire che è scritto anche in maniera molto intrigante per un bambino. Prossima uscita, i canti dal 2 al 4 con Caronte. Bella, la prossima sarà 3,99 invece di 7,99. Non la farò perché 40 uscite, ma ci vorrà un bel po' prima che... però devo dire, ragazzi, questa mi intriga veramente tanto. Scrivetemi che cosa ne pensate, perché questo modo di raccontare, di avvicinare i bambini a un capolavoro come la Divina Commedia, secondo me è una cosa che va veramente spinta, pubblicizzata e applaudita. E poi è uscito questo qui, che è il primo numero delle favole, le mie prime fiabe Disney. Allora, io le fiabe Disney ho i libri, i librottini, c'ho tutto, poi sto facendo quelle sonore, insomma, non mi mancano. Però ragazzi, 0,50, cioè 0,50, il Re Leone con il fascicolo qui, eccetera, eccetera, ma il Re Leone da far leggere a mia figlia, eccetera, eccetera, 0,50, e poi per farvi vedere il piano dell'opera, ragazzi, 0,50, cioè, ma non ne parliamo nemmeno. Ed ora andiamo a vedere invece questo altro piano dell'opera, perché le mie prime fiabe, eccolo qua, questa pure è molto carina, ma ragazzi, 60 uscite, ragazzi, 60 mi pare, aspettate, questi soliti si compra a borraccia, a topo, quello che trovate. Aspettate, andiamo a togliere tutto così ci liberiamo di quello che non ci interessa. Vi volevo solo dire il piano dell'opera, mi sembra 60 uscite, 100 uscite, ragazzi. No, ragazzi, questi non si regolano. Il prossimo sarà la seconda uscita, Biancaneve i sette nati, più un metro per misurare l'altezza, 1,99. Ma si potrebbe pure fare. È vero che costeranno solo 3,50 euro, salvo variazioni da parte dell'editore, però ragazzi, 100 uscite, cioè 100 uscite sono 2 anni, ma poi 100 volumi dove li metti? Cioè, bella iniziativa, ma non potete farci, ma poi 100 uscite che ci avete messo? Io vorrei sapere che cosa ci avete messo, perché una volta che hai fatto Bambi, il libro della giungla, Biancaneve 7 nani, il Re Leone, poi che ci avete messo? Cars, Toy Story 2, Biancaneve, Cenerentola 7, per farne 100 che ci avete messo? Hachette, io vi voglio bene, ma se voi faceste dei fascicoli, delle serie più brevi, probabilmente uno le farebbe anche, no? Ditemi voi che cosa ne pensate, uno le farebbe anche, ma 100 uscite, ragazzi, 100 uscite, ma dai, su, è fuori di testa sta cosa è completamente fuori di testa. Qui c'è tutta la serie così, e quindi vedete, io non riesco a leggere, fatemi leggere i titoli, perché voglio proprio vedere 100 che cosa ci avete messo. Io a mo mi sono puntato, voglio vedere 100 che cosa ci avete messo. Io il vagabondo, Plains, poi fa la favola dei Plains, ma dai, su, ragazzi, ma non vi state a regolare. Poi c'è uno sbrocca, la carica dei 102,
Trilli, Plains 2, il volume di Plains 2. Io vi voglio bene, ma il volume di Plains 2. Non si è filato nessuno Plains 1 e già non dovete fare Plains 1. Il volume di Plains 2 per arrivare a 100. No, ragazzi, non ci sto. Bella l'iniziativa, bella Boisserie, bella Cassavanca. Ma 100 uscite è fuori di testa, ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate. Lo so, mi sono infervorato. L'edizione è anche molto bella, con i disegni molto carini. Mi piace anche. Bello, 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 bello. Però, ragazzi, 100 uscite, non vi siete regolate. A parte sono 350 euro, ma poi 100 uscite, mi devo legare per 2 anni, non si può fare, ragazzi. Ma poi uno dove li mette un altri 100 volume? Ve voglio bene, ma non si può fare. E poi, ragazzi, la cosa più figa in assoluto che ho trovato in edicola, a me ne stava andando, sono salito in macchina, a un certo punto toc 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 toc, Alberto, il mio edicolante, mi bussa al vetro e mi fa: aspetta, c'ho una cosa che non ti ho fatto vedere. Ho detto: ma che cosa? E ragazzi, mi sono usciti gli occhi di fuori, ho detto: mi stavi mandando via, Alberto, senza la cosa più figa di questi acquisti fumettosi, ragazzi. Perché Hachette, curato da Luca Raffaelli e il suo team. Luca Raffaelli lo trovate nel Tre Chiacchiere, che in uno dei Tre Chiacchiere, lui esperto di fumetti, ha scritto fumetti, ha parlato di fumetti, ha curato collane, insomma un'autorità nel mondo del fumetti. Andatevi a leggere quel Tre Chiacchiere, ad ascoltare quel Tre Chiacchiere se siete appassionati di fumetti, e so che lo siete. Andate a recuperare il Tre Chiacchiere con Luca Raffaelli di un po' di mesi fa, perché ne vale assolutamente la pena, è un pozzo di scienza. E ha curato questa collana che è il numero uno di Mordiglio, volume cartonato, la litografia, il poster, la litografia da incorniciare, che già questa vale il tutto ragazzi a 1 euro. Ma correte in edicola, finito. Aspetta, andate, fermo lì, dove andate? Prima se finiscono gli acquisti fumettosi, chi va dalla dritta? Dove state andando? Usta via, dove state andando? Allora, quindi prima si finiscono degli acquisti fumettosi e poi si corre in edicola a prendere queste cose eccezionali. Ed eccoci qui appunto con Mordiglio, ragazzi, vediamo se riesco a staccare la litografia dal cartone senza distruggere la litografia. Dietro abbiamo, riesco a farvelo vedere, tra 14 giorni in edicola, seconda uscita, albo, amore, più poster da collezione, la pratica cartelletta. Ah, che carina la cartelletta per conservare i poster, a 5,99 invece che 10 euro. Ragazzi, questa qui, allora, intanto questa va presa a 1 euro, perché già questa ve la incorniciate, ci fate un bel quadro, Mordiglio è un genio, guardate che roba questa vignetta, guardatela, cioè Mordiglio era un genio, grandissimo, quindi ve la mettete, ve la prendete, il primo volume tra l'altro è bellissimo, pesantissimo, cartonato, 1 euro vale tutto, però ragazzi, anche qui piano dell'opera. Sì, poi mi regalate le sacche zaino, quello che ti pare a te. Ma anche qui 60 uscite, 60 volumi di Mordiglio. Che ci avete messo? Avete spalmato tutto in una maniera indegna, perché 60 volumi, ragazzi. Io vi voglio bene, è un'opera eccezionale. Mordiglio è un grandissimo e adorabile, e un plauso a quest'opera. Ma 60 è una cifra astronomica, ragazzi. Il primo volume, devo dire che i volumi sono anche molto belli, la Hachette sta facendo delle edizioni veramente bellissime, curate veramente molto bene, guardate, c'è tutta un'introduzione, e poi ragazzi, guardate, ogni tavola, ogni disegno di Mordiglio è un capolavoro, è una storia, ogni disegno è una storia, ragazzi. Ogni disegno è una storia. Guardate questa. Genio puro Mordiglio. Questa? No, vabbè, ragazzi, genio puro Mordiglio. Io l'avrei fatta tutta. 20, ma guarda, pure 30 volumi l'avrei fatta. Ma 60 volumi, e mi piange il cuore, ragazzi, ma 60 volumi a 9,99, 60 volumi sono 600 euro di Mordiglio. Ragazzi, non ce la posso fare. Io lo voglio bene. Applauso a Luca Raffaelli e la Hachette, perché l'edizione è eccezionale, cartonata, bellissima, un volume anche con molte pagine, poi al touch è veramente splendido, avete fatto un'opera eccezionale, dando anche i poster, le litografie ogni volta, quindi applauso totale su tutto. Ma 60 volumi grandi così, uno non sa dove mettersi, perché altri 60 volumi grandi così, io lì su ce n'ho 30 di Magnus
ed è Magnus e Mordiglio, secondo me ne vale assolutamente la pena, ma 30 volumi di Magnus l'ho fatta, ma occupano un ripiano, 60 volumi, sono due ripiani in una libreria. Ragazzi, io ve lo dico col cuore in mano, fate queste serie più corte, più spesse, più concentrate, e uno allora le fa, uno le fa e le fa con piacere e le completa. Così costringete a gente a prendere, io forse prenderò il secondo di Mordiglio, perché c'è la cartellina, che è molto bella, la cartellina con i disegni di Mordiglio, il secondo poster, e magari prendo il secondo volume, ma poi mi fermerò, ragazzi, non si può fare 10, anche perché il secondo è 5,99, poi 10 euro a volume, e io vi voglio bene, ma passo. Ditemi di tutte queste opere che cosa ne pensate. Ok ragazzi, spero che questa puntata anche oggi vi sia piaciuta, vi abbia scatenato il portafogli, che ci sia il portafogli, che siete tutti boom 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 boom. E questa settimana non c'è l'extra dopo la sigla, perché mi devono arrivare delle cose che non mi sono arrivate, quindi è vero che è una tradizione, perché ormai sono veramente un sacco di settimane che c'è l'extra dopo la sigla, ma se c'ho qualcosa da farvi vedere, se non c'è, farlo tanto per farlo non c'ha senso, quindi questa settimana è così, ma la prossima ci sarà, perché ci sono delle cose che mi devono arrivare che purtroppo non sono arrivate in tempo, è il Ferragosto eccetera eccetera, Corrieri, Posta hanno fatto un po' di pasticci. Quindi spero che vi siate divertiti, spero che vi sia piaciuta questa puntata, iscrivetevi, condividete, fate un gioco, fate quello che desidera, ma soprattutto iscrivetevi, perché siamo in road to 7000, quindi iscrivetevi, perché siamo sempre di più, il canale cresce sempre di più, e io vi darò contenuti sempre più belli, sempre più freschi, sempre più carini, o almeno ci proverò. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.